Buongiorno amici, beh anche oggi qui ovviamente il clima, ma non tanto quello meteorologico, anche se vi dirò, continua ad essere particolare anche quello, ma il clima umano, delle chiacchiere, di ciò che si ascolta per le strade e anche in TV quando entri nei bar e nei locali, ovviamente grande protagonista. Questa, beh sì, comincia a essere praticamente una tragedia umanitaria della Palma, perché veramente tante, un'isola ferma. Tante case distrutte, scuole, leggevo che è stato pensato subito un ERTE, cioè un fondo di questi di aiuti di emergenza per tutti i palmeri, perché comunque ovviamente inutile dire che anche quella è un'isola che vive di turismo e direi che dopo questa il turismo un po' andrà in crisi. E in più pare che sia stato proposto anche per le altre isole canarie che in parte dipendono anche dal turismo della Palma. Ora questa a me non mi è completamente chiara, ma ben vengano tutti gli aiuti perché è una situazione veramente particolare. Tra l'altro, leggo ieri sera prima di andare a dormire, questo lo saprete tutti meglio di me, che ha iniziato a eruttare di nuovo anche l'Etna. Ma che succede ragazzi? La terra qua si sta incavolando con noi? Beh, vi lascio due immagini in mezzo nel bar per farvi vedere appunto gli aggiornamenti sulla popolazione allo stremo di questa isoletta nel mezzo dell'oceano. Potete vedere anche oggi si parla solo della Palma e in particolare delle persone appunto desesperate, sparare coger sus cosas, cioè disperati per riuscire a raccogliere le loro cose ed evacuare le case che saranno distrutte. Nel frattempo ogni tanto qualche scena bella la mettiamo. Dovete sapere comunque, perché tanti antefatti, ve lo volevo dire e ribadire, questo anno scolastico di Natalì appena iniziato, cioè appena iniziato ormai un paio di settimane, sembra andare alla grandissima. Sono proprio felice, lei anche, perché esce sempre da scuola col sorrisone, ci entra volentieri. Questo maestro Jesus, non credo che segua il mio canale, ma se mai ci capitasse io lo ringrazio, perché veramente il suo rapporto con la scuola e con la Maria Castrillo è cambiato radicalmente. In più è arrivato pure un nuovo elemento in classe, che è un bambino che lei già conosceva e che gli sta simpaticissimo, quindi super felice di questo arrivo, che stavolta era lei la veterana della classe tra i due. Che dire, almeno sul lato scuola quest'anno per adesso posso dire di essere super felice. Prendendo per voi alcune immagini abbastanza impressionanti di quello che sta accadendo. Leggevo proprio ora su Canarias 7 che appunto anche il Víctor Torres, presidente delle Canarie, ha annunciato che purtroppo questa avanzata inesorabile, seppur lenta, della lava è qualcosa appunto che non si può parare, arrestare, fermare in nessun modo, perché qualunque tentativo di costruire barricate o altro metterebbe in questo momento troppo in pericolo la vita delle persone che dovrebbero spendersi per farlo. Quindi per adesso non sono previste nuove evacuazioni, ma la grande raccomandazione di Torres è stata proprio quella di evitare di divulgare notizie diverse o in più rispetto alle fonti ufficiali, perché sta cominciando a diffondersi a tratti per ogni tanto qualche uscita fuori dal comune, anche un po', non è insomma strano, di panico tra la popolazione.